Buongiorno a tutti e bentrovati. Sono Katia Visconti, presidente e coordinatore del corso di laurea in storia e storia del mondo contemporaneo e oggi vogliamo, come dire, intrattenervi, insomma, dialogare intorno a un tema di grande attualità dal titolo Abbattere le statue, è più facile distruggere un simbolo o cambiare mentalità? E vorrei parlare di questo tema insieme a due colleghi, il professore Ezio Vaccari, docente di storie di scienze e tecnologie del presente, e il professor Antonio Recchia, docente di storie del XX secolo. Tutti e tre insegniamo nel corso di laurea di storie e storie del mondo contemporaneo, un corso di recentissima istituzione che ha come obiettivo che si caratterizza per la sua spiccata vocazione allo studio della contemporaneità in tutte le sue anime e le sue sfaccettature. Ora entriamo nel merito dell'oggetto del dibattere. Possiamo cominciare dicendo che in Occidente in generale il dibattito sui monumenti, sulle statue, dal portato storico anche assai pesante, è un fenomeno che si riaccende ciclicamente, potremmo dire, e quasi sempre dopo il verificarsi di un qualche fatto che crea ripercussioni e discussioni diffuse. Non è ad esempio un caso che negli Stati Uniti, dopo l'uccisione lo scorso 25 maggio di George Floyd, dell'afroamericano George Floyd, si abbia ripreso vigore il dibattito contro le tracce di un passato schiavista, razzista, rappresentato da tante statue dedicate a politici e a militari, soprattutto, ma non solo, della Confederazione. Delle statue che ancora oggi per molti rappresentano una ferita aperta. Ora, perché una ferita aperta? Perché molte di quelle statue non risalgono solo ai tempi della guerra civile, alla metà o alla seconda metà dell'Ottocento, ma sono anche dei monumenti che sono stati messi lì, che sono stati innalzati, che sono stati eretti all'inizio del Novecento, quando negli Stati Uniti, è noto, vigevano ancora le Jim Crow Laws, cioè le leggi razziali che segregavano i neri un po' ovunque e non solo negli ex stati confederati e ribelli del sud. Sfatiamo questo luogo comune, le leggi razziali non erano leggi solo circoscritte al sud degli Stati Uniti, ma erano leggi segregazioniste che riguardavano l'intero paese Stati Uniti. Ora, quelle statue e quei monumenti erano stati eretti per quale ragione, ci si può chiedere? Erano state erette per nostalgia dei tempi che furono? Mi riferisco in particolar modo a quelle, no, di origine novecentesca. Erano state erette per sfregio o come ultimo tentativo di restaurazione dell'epoca che fu, in cui l'economia schiavista permetteva a determinate parti del paese Stati Uniti di prosperare e di trainare l'economia? Ora, tante di quelle statue sono sotto accusa, e tante di quelle statue sotto accusa furono erette in periodi di grande tensione, in momenti in cui il popolo afroamericano stava tentando di alzare la testa, di pretendere diritti. Sono statue che hanno generato un grande dibattito, soprattutto in quelli che sono stati definiti i lunghi anni 60. C'è un bellissimo libro di Cartosio che ha proprio come nome, come titolo, I lunghi anni 60, e che ricostruisce in maniera molto anche romanzata, se vogliamo, quindi piacevolissimo da leggere, quelle che sono le dinamiche che hanno caratterizzato quel periodo molto caldo della storia degli Stati Uniti. Non è un caso che dopo la morte di George Floyd, il movimento Black Lives Matter ha fatto pressioni perché venissero rimosse diverse statue dedicate a schiavisti, dedicate a militari confederati, a razzisti della storia americana. Vi faccio due esempi, giusto per dare un'idea di quello che è l'oggetto contro cui ci si scaglia. Il generale Lee a Richmond, in Virginia, la statua in particolar modo eretta al generale Lee a Richmond in Virginia, oppure anche un'altra statua, forse meno noto il personaggio, anzi decisamente meno noto al mondo che non è americano, una statua dedicata a Frank Rizzo,
un razzista e omofobo, è proprio il caso di dirlo, che era stato capo della polizia della città di Filadelfia tra il 1967 e il 1971 e poi era anche diventato sindaco, era stato promosso, mettiamola così, a sindaco della città tra il 72 e l'80. Ora, sono due statue che rappresentano due personaggi storici, diciamo così, più generale lì di quanto non Frank Rizzo, che suscitano un enorme dibattito e rispetto al quale il movimento Black Lives Matter si scaglia e vuole, pretende l'abbattimento. Ora, questo problema però non è un problema solo circoscritto agli Stati Uniti, perché il dibattito che riesplode, se vogliamo, negli Stati Uniti dopo il fatto di George Floyd si è riversato quasi immediatamente dall'altra parte dell'Atlantico. George Floyd viene ucciso il 25 maggio, ma già il 7 giugno del 2020 a Bristol, in Inghilterra, viene fatta rotolare come un birillo nel fiume Avon la statua di un mercante di schiavi notissimo, il mercante di schiavi Edward Colston, il quale aveva fatto la fortuna del porto di Bristol avendo all'attivo il trasporto di oltre 100.000 persone nella tratta atlantica. O per fare un altro esempio, in Sudafrica, quasi nello stesso momento, negli stessi mesi, riprendono le proteste, le mire contro la statua di Cecil Rhodes, quelle che erano ancora rimaste in piedi. Cecil Rhodes era l'ex primo ministro britannico della colonia di Cape Town, ma soprattutto, oltre che essere un primo ministro britannico, era il colonialista dei colonialisti britannici che aveva dettato il passo dell'evoluzione coloniale britannica nell'Africa. Ora, la lotta alle statue di Cecil Rhodes era già iniziata non ben prima del 2020, era già iniziata nel 2015, quando uno studente sudafricano aveva lanciato escrementi, veri e propri escrementi contro la statua, una statua che dal 1934, no, campeggiava nel cortile dell'Università di Città del Capo. Ora, noi sappiamo tutti che nel 1934 Città del Capo, in generale Sudafrica, non stavano certo vivendo un periodo tranquillo, no? Siamo nel pieno, no, del regime segregazionista che si sarebbe di lì a breve trasformato in regime di apartheid. E quindi le statue dei colonizzatori britannici, certo, come dire, non erano apprezzate a quantomeno dal popolo degli universitari. Insomma, un bel dibattito, direi, che porta a un grande dilemma che vorrei girare ai miei colleghi. Una domanda vi giro: rimuovere o non rimuovere certe tracce scomode della storia e del passato? Passo la parola ad Antonio Orecchia per, insomma, disquisire intorno a questo dibattito a dir poco caldo. Allora, grazie, buongiorno a tutti, grazie per questa domanda alla professoressa Visconti, ma la domanda in realtà è complicata, è molto complicata. Perché? Perché rimuovere una statua, forse, a mio parere, e magari metterla in un museo, non distruggerla, che è un altro tipo di discorso ancora, non cancella, a mio parere, appunto, il passato. Cioè, è chiaro, riprendo quanto stava dicendo la professoressa Visconti, quando è iniziato il movimento, diciamo, per togliere, eliminare le statue negli Stati Uniti alcuni anni fa, io mi sono segnato una citazione del presidente Trump, che tutti conoscono, era un po' un divago su questa cosa, e Trump aveva detto, aveva twittato questa frase che vi cito, e cioè: è triste vedere la storia e la cultura del nostro grande paese fatte a pezzi con la rimozione delle nostre bellissime statue e dei nostri monumenti. Cioè, secondo Trump, per esempio, rimuovere le statue significava cancellare la storia, rimuovere la storia. Invece, a mio parere, non è così. Questa tesi è a dir poco discutibile. Perché? Perché, ripeto, rimuovere una statua non cancella il passato. Perché? Perché le statue non sono storia, ma rappresentano l'interpretazione della storia nel momento in cui vengono costruite, per celebrare uomini, per celebrare eventi che in un determinato periodo storico sono considerati degli esempi onorevoli. Cioè, ripeto, le statue non sono storia, ma rappresentano l'interpretazione della storia nel momento in cui vengono costruite.
E quindi il caso che ha citato la professoressa Visconti è molto significativo. Perché? Perché le statue erette che ricordano il sud schiavista tra la fine dell'Ottocento e poi ancora fino alla metà del Novecento non avevano lo scopo di celebrare uomini o eventi, ma tutto al contrario, erano la costruzione di quelle statue aveva un evidente contenuto politico e non storico, non per sanare cioè la ferita della guerra civile, ma al contrario per celebrare o preservare la diseguaglianza, diciamo così, tra i bianchi e i neri. E allora da questo punto di vista forse la rimozione appunto non rappresenta uno sfregio del passato. Però questo non è l'unico discorso di questa battaglia della storia che è un evento molto complicato da leggere in questi giorni. Perché? Perché qui non si tratta solo di rimuovere statue o monumenti, ma anche di costruirne nuove. Faccio un piccolo esempio, poi cedo subito la parola all'amico e collega Ezio Vaccari. Negli ultimi tempi, a Praga, in Repubblica Ceca, stanno pensando di costruire una statua al grande, celebre, mitico, per certi aspetti, da una certa parte, generale, maresciallo, il generale Radetzky, Josef Radetzky, il mitico condottiero dell'impero austro-ungarico che aveva combattuto contro Napoleone e poi dopo però aveva combattuto anche contro gli italiani, diciamo, nel 1848, durante la prima guerra di indipendenza, Radetzky comanda l'esercito austriaco che sconfigge i lombardi e i piemontesi e non solo nella prima guerra di indipendenza. Allora, qual è il problema che è realmente affascinante come tema da studiare? È evidente che per un cittadino della Repubblica Ceca Radetzky possa essere considerato, insomma, una persona da ricordare per le sue imprese militari. E certo, però per noi italiani, per chi è lombardo, piemontese o italiano in generale, Radetzky però è il simbolo dell'impero austro-ungarico che non solo ci sconfigge, ma che è il nemico dell'unità d'Italia. Quindi la stessa persona può essere vista in un modo o in un altro. Ho fatto un esempio dell'Ottocento proprio per non fare esempi molto addirittura più urticanti e francamente a mio parere anche di minore spessore, come, e adesso do subito la parola al collega Ezio, come quello che è accaduto negli ultimi mesi a Milano quando è stata imbrattata la statua di Indro Montanelli, no? Ed è sorto un movimento che vuole eliminare, togliere la statua di Montanelli ragionando sul suo passato, peraltro mai rinnegato da Montanelli, cioè di quando Montanelli durante la campagna di Etiopia aveva sposato una dodicenne come si usava, tra virgolette, in quei tempi. Ora, vedete, la cosa è complicata perché uno può essere un eroe per una parte e un nemico assoluto dall'altra. E questo è un altro elemento che si somma alla grande questione delle statue, cioè non solo la questione americana, ma anche cose più pratiche e più però anche qui politiche nel senso di come la storia viene letta in un determinato momento storico. Però adesso mi taccio e do volentieri la parola all'amico Ezio. Sì, Antonio, grazie per questa introduzione, anche grazie a Katia per aver aperto il problema. È veramente una questione, diciamo così, complicata. Sembra facile parlare appunto di rimozione e di distruzione di simboli, però in realtà dietro a questi simboli, come ha appena detto l'amico Antonio Orecchia, ci sono appunto delle considerazioni importanti da fare. E devo dire che nella storia delle scienze solitamente questa problematica non è stata molto considerata, no? Rispetto appunto invece alle situazioni che voi avete ricordato nell'ambito della storia politica, della storia sociale, cioè quando si parla di statue di scienziati, no, che vengono rimossi o distrutte. Ma in questi ultimi tempi in realtà è successo, tra l'altro penso che questa mia, come dire, ricostruzione possa aiutare a rendere il problema ancora più problematico, ma in un certo senso più importante per la nostra discussione. Allora, io alla fine di agosto dell'anno scorso mi trovavo a Bologna virtualmente a seguire un congresso internazionale di storia delle scienze a livello europeo,
sono stato tempestato da email di colleghi che mi segnalavano un problema che si era appena verificato a Londra, quando dopo, mi pare, circa 160 giorni di chiusura, il glorioso British Museum aveva riaperto. E quando voi andate a visitare il British Museum, entrate nella hall e vedete alcune statue, alcuni busti, tra cui quello del fondatore del British Museum, Sir Hans Sloane, un baronetto vissuto tra la fine del 600 e gli inizi del 700. E questo personaggio storico ha un'importanza notevole nella storia delle scienze, perché è stato anche presidente della Royal Society, la più grande accademia scientifica britannica, subito dopo il grande Isaac Newton. Ma è stato soprattutto un grande viaggiatore. Ha viaggiato soprattutto nelle Americhe, nelle zone in particolare dell'America centrale, e vi è vissuto alcuni anni, tra il 1687 e l'89, dove ha sposato anche la figlia di un ricco possidente locale che ovviamente aveva, dico ovviamente perché questa era la situazione in cui si trovava quel luogo, oltre ad essere una colonia britannica, era un luogo nel quale appunto si praticava lo schiavismo, e quindi c'erano questi schiavi che venivano dall'Africa occidentale. Questa moglie aveva questa grande ricchezza che veniva dall'attività del padre, e lo stesso Sloan pare che abbia appunto approfittato di questa situazione. Anche qui il termine approfittare lo diciamo oggi, ma allora rappresentava la normalità della situazione. Allora, tutto questo preambolo storico che poi ci fa capire che questo personaggio è stato anche molto importante, perché ha lasciato oltre 70.000 oggetti da cui è partita la collezione del British Museum. Quindi, voglio dire, era necessariamente un personaggio da mettere nella hall dell'ingresso del British Museum, e lì si trovava. Alla fine di agosto del 2020, quando è stato riaperto il museo, il busto di Sloane era stato spostato in una teca, in una zona molto più nascosta del museo, e in questa teca c'era una serie di altri oggetti, e soprattutto vi era un'etichetta che indicava il rapporto tra l'impero britannico e appunto lo schiavismo, l'eredità dello schiavismo dell'impero britannico. Come dire, è una figura che noi possiamo, come dire, contestualizzare solo in rapporto a quel problema lì. E sembra quasi che non conti più il fatto che sia stato il presidente appunto della Royal Society, il fondatore dello stesso museo in cui si trova il suo busto. Quindi la sua figura viene sminuita. Ci sono state diverse reazioni. A favore alcune, dicendo che si contestualizzava meglio una situazione che fino allora era stata, come dire, messa da parte o ignorata, cioè il fatto che questo scienziato era stato uno schiavista. Tra l'altro, il direttore del British Museum, Hartwig Fisher, ha rilasciato una dichiarazione ai giornali britannici, è stata riportata poi dal Guardian e dal Daily Telegraph proprio in quei giorni di fine agosto, in cui giustificava la sua scelta e diceva testualmente: lo abbiamo tolto dal piedestallo, non dobbiamo nascondere niente. La dedizione alla verità quando si tratta di fare storia è assolutamente fondamentale. L'obiettivo è quello di riscrivere la storia, che è condivisa, complicata e a volte anche molto dolorosa. Il caso di Hans Sloane e quello del suo rapporto con la schiavitù è un passaggio molto importante. Ora, è chiaro che lui voleva esaltare questa scelta di spostare Sloane in un contesto di analisi del rapporto schiavismo-impero britannico in quel momento, ma soprattutto però ci fa capire che se una scelta di questo genere non è fortemente, come dire, meditata e approfondita per contestualizzare tutto il personaggio, ciò che rappresenta, quindi anche la sua statua, il suo busto, si rischia di, appunto, sì, riscrivere la storia, ma di riscriverla in senso revisionistico venato da nuove ideologie. Cioè il pericolo di queste pressioni che provengono dai correttissimi movimenti come lo stesso Black Lives Matter, che sono movimenti contemporanei, spostati ad analizzare il passato, in questo caso, rischiano veramente di creare revisionismi ulteriori, no? Come quelli che fanno, lo sapete meglio di me, da storici contemporanei dell'età moderna, insomma, come fanno i governi, come fanno i partiti al potere e così via. Vorrei chiudere con un piccolissimo esempio che io stesso, come dire, a un certo punto mi sono costruito. Ho guardato la mia libreria durante questa discussione, ho visto una statua, o meglio un busto che avevo qui, ed è il busto di Lazzaro Spallanzani, scienziato di fine Settecento, grande studioso della fisiologia umana e animale dell'Università di Pavia, celebrato da tutti gli storici della scienza, ma che ahimè
fatto molte sperimentazioni, i suoi manoscritti ce lo dimostrano, molto di più dei suoi lavori a stampa, sugli animali, su animali nidi. Metteva per esempio le povere marmotte sopra le stufe per vedere il letargo, per vedere se si svegliavano, con un certo, diciamo, sadismo, diremmo noi oggi. Ma non è sadismo e non è nemmeno quella violenza che giustamente gli animalisti anti-vivisezione ci ricordano. Non è quella violenza fine a se stessa, era anche legata a un atteggiamento che la scienza di quel periodo adottava come assolutamente normale, perché considerava l'animale, animale non umano, diciamo, un essere che poteva essere trattato in quel modo. E allora cosa dovrei fare io? Prendere il mio Spallanzani e buttarlo via dalla mia libreria, perché se mi arriva un ospite io posso trovarmi, come dire, in difficoltà? Ecco, quello che io ho capito del direttore del British Museum è, da storico della scienza, un problema che poi alla fine rischia di guardarsi in un modo eccessivo, no? Allora io non butterò via Spallanzani, ma spiegherò ai miei ospiti esattamente ciò che ora chiedo a voi. Nonostante questo, però, il problema del politically correct, dell'uso corretto dei simboli, resta pienamente sul tavolo. Sì, Ezio, grazie Antonio per questi brillanti, brevi, ma brillanti interventi che illuminano rispetto a questo tema caldo e che mi porta a fare queste considerazioni, se vogliamo, conclusive. Il delicato dibattito sulle tracce del passato, insomma, a fronte di quello che voi avete detto, non può essere ridotto all'abbattimento o meno di statue, di monumenti, a buttare, no, quel che si ha nella spazzatura, non può essere ridotto neanche a veti o a rabbie, che però per certi versi magari in determinate circostanze possono anche essere comprese, ma non certo giustificate. Quelle testimonianze del passato dovrebbero essere discusse, come diceva Ezio, dovrebbero essere rese patrimonio comune, memoria comune, non memoria condivisa, ma sicuramente memoria comune. Ora, se ai inizi del Novecento i nostalgici della schiavitù avevano progettato e innalzato statue dal direi palese sapore razzista, oggi si dovrebbe magari spingere con una certa convinzione per costruire magari monumenti che siano dedicati a schiavi, a colonizzatori, ad attivisti, cioè affiancare quelle statue con altre statue che rappresentano altri specchi, altri aspetti della realtà. Insomma, quello che voglio dire è che forse bisognerebbe lavorare per costruire delle inevitabili relazioni, se vogliamo, tra quello che è stato, quello che è e, perché no, quello che sarà, perché insomma il futuro si costruisce anche, no, partendo dal presente. Anche perché, è proprio l'ultima considerazione che vorrei fare, se non si procede in questo modo attraverso la costruzione di relazioni, si rischia di legittimare, come diceva Ezio, tutta una serie di letture distorte, se vogliamo, che portano a inaccettabili censure anche. Come mi viene in mente, per fare un esempio assolutamente ultra contemporaneo e legato anche a un altro aspetto che nel nostro corso di laurea noi trattiamo, cioè quello dello storytelling, della narrazione della storia attraverso i mezzi mediali, mi viene in mente appunto quello che è successo a seguito della proposta fatta da John Ridley, lo sceneggiatore del film 12 anni schiavo, che quando è esplosa tutta la questione sollevata da Black Lives Matter, aveva chiesto di eliminare il film Via col vento dal catalogo HBO Max. Ora, è una richiesta quella di Ridley che da molti è stata letta come una censura, ma che in realtà aveva tutt'altro scopo, quello che era il messaggio di John Ridley. Il suo messaggio, che poi ha spiegato meglio, era quello di sottolineare la necessità di storicizzare la pellicola, cioè Via col vento occorreva che venisse storicizzata per essere capita, occorreva spiegarne il contesto storico e gli stereotipi che erano presenti in quella pellicola, che erano tutti figli del tempo in cui la pellicola era stata prodotta. Cioè quello che voleva fare John Ridley non era certo cancellare, eliminare il film Via col vento, era attribuire il giusto peso e il giusto significato a quella pellicola, perché non serve cancellare, è necessario, come dicevo prima, e non so se voi cosa ne pensiate voi, ma credo che condividiate questo mio pensiero, è necessario creare delle relazioni, anche se a volte sono delle relazioni magari poco piacevoli, però creare relazioni è il modo
migliore per far sopravvivere il passato, per comprendere il presente e anche per proiettarsi verso il futuro.